Andiamo avanti. Il 22 marzo Latina ospiterà la giornata in ricordo delle vittime della mafia. Alla presentazione dell'evento Don Ciotti ci ha parlato dell'iter per far recepire all'Europa la legge 109 sul riutilizzo dei beni confiscati alla mafia. Ce ne parla Matteo Parlato. Dopo 18 anni la 109 è stata recepita dall'Unione Europea. È un tempo lungo, è un tempo breve. Come giudica? Abbiamo lavorato 5 anni dal basso, con tanti momenti fatti a Bruxelles. Finalmente i deputati l'hanno portata avanti, un bel segno, un segno importante. Bisogna però tradurre questi dispositivi poi nei fatti, nella realtà, e renderli operativi. Il problema è che nel nostro paese bisogna fare delle migliorie per rendere ancora più forte e più incisiva la confisca. Il governo Letta aveva lavorato dei mesi, preparato tutto un dossier così attento, così puntuale, da presentare proprio in quei giorni in cui si è succeduto altri. Speriamo che il Presidente Renzi prenda questo pacchetto frutto di lavoro, lo applichi subito. La lotta alla mafia si può fare anche con un aspetto che può sembrare ludico. Le biciclette cosa possono fare contro il crimine organizzato? Ma lo spirito col quale lo fai, col quale vai da Roma a Latina, e il palcapedali che accenderà il palco in piazza a Latina è una parola sola, partecipazione. Con la bicicletta da Roma a Latina e poi? Poi si accenderà il palco con le 128 biciclette, ognuno la propria, che pedalando produce quei pochi watt che sommati accendono tutto quanto. Le voci delle vittime della mafia le ascolterete attraverso l'energia prodotta con le biciclette. Buona pedalata. Grazie. E ora la politica, rischio di...